Ciao a tutti amici Green, oggi mi trovo qua all'aria aperta per parlarvi di un argomento molto molto importante, ovvero quello delle api. È notizia di qualche giorno fa del deposito del brevetto da parte della Walmart, che è una multinazionale, per delle api robot. Questa notizia diciamo che ha fatto abbastanza scalpore perché ovviamente sono anni che si prova a sostituire le api o quantomeno di ovviare al problema della mancanza delle api e della moria estrema che ci stanno con dei mezzi meccanici, con degli automi. Io su questo devo dire che sono in disaccordo, nel senso che sebbene io approvi il fatto di voler salvaguardare un discorso di impollinazione, non sarebbe molto più sensato quello di avere una coscienza green e salvaguardare quello con il nostro atteggiamento coerente, con il nostro comportamento, con la nostra cura degli spazi, la salvaguardia delle api? Le api fanno parte producono diciamo più di un terzo del cibo che noi ci andiamo a mangiare e le campagne di sensibilizzazione che sono state fatte sono innumerevoli. Diciamo che ci stanno incredibili raccolte di firme, tantissime associazioni a livello mondiale si sono mosse, perché non è un problema che abbiamo solamente noi, è un problema che affaccia, diciamo, che abbraccia tutto il mondo. La moria delle api è data ovviamente dall'utilizzo estremo dei pesticidi, che ovviamente li portano ad uccidere, ma non solo gli apiacei, anche tantissimi altri insetti amici delle piante. Ad esempio, ecco che ci sta sempre di più una sensibilizzazione a creare degli spazi verdi che potessero essere amici delle stesse api. Ci sono delle piante che noi stessi possiamo coltivare all'interno dei nostri giardini o dei nostri balconi: il rosmarino, il basilico, i crisantemi in autunno, che ad esempio aiutano le api prima di quello che è il loro lungo riposo invernale. Quindi io sono qua per chiedere a voi: secondo voi è veramente necessario l'introduzione di api robot per andare a impollinare dei fiori, oppure basterebbe una sorta di coscienza, ognuno singolo, un piccolo impegno quotidiano da parte di ognuno di noi per salvaguardare quelle che sono le api, ma anche il nostro ecosistema, il nostro ambiente, la natura che ci circonda? Molto spesso quelle che sono le conseguenze, quello che ci troviamo a vivere adesso, deriva da un comportamento poco sbagliato, poco sostenibile, che abbiamo avuto in precedenza, non noi, un po' per mancanza di conoscenza delle informazioni. Allora, non sarebbe molto più giusto, anziché ricorrere a quello che è un sistema robotico, quello di salvaguardare l'ambiente e la natura con un nostro comportamento più civile ed educato e soprattutto responsabile? Io vi lascio questo quesito perché sarei molto curiosa di sapere voi che cosa ne pensate. Personalmente sono in disaccordo, perché ritengo che è necessario che la natura faccia il suo corso e ritengo che noi dobbiamo arrivare a salvaguardare la natura, ad avere più spazi verdi, a curarli di più e soprattutto che ognuno nel suo piccolo deve avere un atteggiamento sostenibile per aiutarlo, aiutare l'ambiente, aiutare l'ecosistema e conseguentemente, per un discorso egoistico, aiutare anche noi. Io vi lascio, voglio sapere voi che cosa ne pensate e vi invito a condividere il video appunto per sapere sempre di più quello che ne pensate. Per oggi è tutto e vi saluto alla prossima volta. Ciao!